vita al campo, 18enne colpito alla testa, è successo nella zona della Farnesiana, una banale lite nata sul campo di calcio è finita all'ospedale per un ragazzo marocchino colpito da un amico ivoriano con un pugno. Piacenza più forte contro l'arresto cardiaco, la nostra città sempre più cardioprotetta grazie alla nuova apparecchiatura per l'ipotermia terapeutica donata all'ospedale. Attesa per la conferenza sociosanitaria di domani sull'ospedale di Fiorenzuola. Marijuana coltivata nella cascina, 14 piantine alte un metro, sono state sequestrate a Borghetto in un'azienda agricola dismessa. Ancora ignoto il proprietario, è il secondo caso a Piacenza in pochi giorni. Bellocchio, vogliamo crescere! Record di spettatori per la 17esima edizione del Bobbio Film Festival diretto da regista piacentino che ora punta ad una scuola permanente di cinema. In un ebook i consigli del batterista. Il musicista dei Rusty Mice, Max Zaccheroni, racconta in un libro gli oltre 20 anni di esperienza sui palchi. Continuate a votare il vostro gruppo preferito su www.teleliberta.tv. E per il baseball, Piacenza in finale, la Rebecchi Normeccanica affonda i Pirati di Rimini e si prepara alla sfida decisiva del 31 agosto contro Novara o Pesaro, che si affronteranno il 24.